Piero Angela lo conosciamo tutti, generazioni passate e nuove sono in qualche modo cresciute con i suoi programmi. Lo scorso 8 marzo alla Normale di Pisa, Piero Angela ha tenuto una conferenza sul ruolo del divulgatore scientifico, un ruolo che ha iniziato proprio lui a portare in TV molti anni fa, regalandoci servizi di approfondimento su svariate tematiche, dai grandi personaggi del passato ai capolavori delle grandi civiltà, prediligendo sempre un linguaggio comunicativo semplice e alla portata di tutti, anche per le spiegazioni delle teorie più complesse come quella del tempo e dello spazio. Destinazione Uomo, Quark, Superquark, Ulisse, in tutti questi titoli sembra esserci un elemento comune, la conoscenza, il voler andare dentro le cose. In tal proposito, cos'è secondo lei che spinge l'uomo a voler conoscere le cose e i meccanismi più complessi? Beh, per fortuna abbiamo dentro di noi qualcosa che ci spinge a conoscere. Ulisse del resto non è un titolo casuale, perché credo che se non si ha la curiosità, infatti il nostro pubblico è fatto di persone di vario tipo ma che hanno in comune proprio questo, la curiosità di capire e di conoscere, e noi cerchiamo di far capire le cose un po' più complicate. Quanto manca la divulgazione scientifica e la cultura nella televisione italiana di oggi? Beh, sai, oggi abbiamo un pubblico che può scegliere tra tantissimi canali, anche il vostro, e quindi c'è una parcializzazione che una volta non esisteva. Quindi per riuscire a attirare un pubblico su questi programmi di conoscenza oltre che di scienza, bisogna inventarsi, del resto penso che anche voi abbiate questo problema. Per noi è molto più dura perché naturalmente la concorrenza è tantissima e quindi bisogna lavorare tanto, darsi da fare e soprattutto essere creativi e chiari.